È la notte tra il 16 e il 17 luglio del 1918. A Yekaterinburg, una città nel cuore degli Urali, distante oltre 2000 chilometri da San Pietroburgo, in una modesta casa, una famiglia viene svegliata nel cuore della notte. Sono prigionieri di una squadra della polizia segreta bolscevica. Assonnati e terrorizzati, sono costretti a scendere in uno scantinato umido e poco illuminato. Eseguono gli ordini, loro che erano abituati a impartirgli gli ordini. Non si tratta di una famiglia qualunque, è la famiglia dello zar Nicola II, l'uomo che fino a pochi mesi prima dominava su tutta la Russia. Con lui ci sono la moglie Alessandra e i figli e anche alcune persone del seguito, il medico personale, un inserviente, un cuoco e una cameriera. Nicola Romanov, Alessandra Romanov, Olga Romanov, Tatiana Romanov, Maria Romanov, Anastasia Romanov, Alessio Romanov, Ivan Karitonov, Aloisi Trupp, Anna Demidova, Evgeny Botkin. Il comitato esecutivo del partito li ha condannato a morte. Questa esecuzione è l'atto finale di una lunga storia, una storia che vogliamo raccontarvi stasera e che comincia proprio qui nei palazzi imperiali di San Pietroburgo. Ha come protagonisti lo zar Nicola II, la zarina Alessandra e uno dei figli Alessio, l'erede al trono. Ma anche e soprattutto un personaggio inquietante, un monaco semi-analfabeta che dice di possedere dei poteri miracolosi e di saper guarire i malati. Grigori Yefimovich Rasputin, o Rasputin per chi preferisce la pronuncia russa. Siamo in Russia agli inizi del Novecento, alcuni anni prima dell'eccidio che sterminerà lo zar e la sua famiglia. Nicola II domina su un immenso territorio che si estende dall'Europa fino all'Estremo Oriente. È un paese di grandi contraddizioni e contrasti, da un lato gli sfarzi della corte imperiale e anche la cultura raffinata di una minoranza intellettuale che produce opere geniali nel campo della letteratura, del teatro, della musica, ma dall'altro una massa di contadini che vivono in condizioni miserevoli e che stentano a uscire dal Medioevo. Ed è proprio da uno di questi villaggi che proviene Rasputin. È un uomo con un fortissimo carisma, porta la barba e i capelli lunghi tipici dei santoni e degli eremiti, e possiede uno sguardo magnetico che al tempo stesso affascina ma anche incute timore. Quando la sua fama di guaritore lo porterà a corte per curare il piccolo Alessio affetto da emofilia, diventerà uno dei personaggi più potenti, un uomo insostituibile perché l'unico ritenuto capace di salvare il piccolo erede al trono. La zarina Alessandra, in particolare, diventerà totalmente dipendente dai suoi poteri e lo asseconderà in tutto, anche quando Rasputin le chiederà di intervenire su certe nomine o persino negli affari militari.
Una leggenda racconta che quando venne fucilata, la zarina portasse ancora al collo un medaglione con la sua immagine. Probabilmente non è vero, ma certamente l'ascendente che Rasputin esercitò su di lei fu fortissimo e per un tempo molto lungo. Questa sera racconteremo questa storia utilizzando anche scene di un film in cui Rasputin è interpretato, pensate, da Gérard Depardieu. È una storia davvero incredibile, non soltanto per la facilità con cui Rasputin riuscì a condizionare la famiglia imperiale, ma anche per il complotto romanzesco architettato dai suoi nemici per ucciderlo. Un complotto che, come vedremo, si concluse con un omicidio da incubo, con Rasputin che sembrava essere immortale, secondo il racconto dei suoi attentatori. Un finale tragico che ricorda proprio quello che ha conosciuto poi la famiglia dello zar. Ma chi era esattamente Rasputin? Che una creatura di Dio soccomba al peccato è nell'ordine delle cose. Se Dio ci ha fatti così come siamo, coi nostri appetiti e le nostre debolezze, non è per caso. Pentirsi, fratelli miei, è come ridiventare un piccolo bambino tra le braccia del Signore. E il perdono di Dio è tutto ciò in cui noi possiamo confidare su questa terra. È il 1904. Rasputin è uno staret, un monaco e, per chi ci crede, un uomo santo, un santone. Si sente prescelto da Dio e predica girovagando per la Russia, vivendo di elemosine, le elemosine dei fedeli. A detta di molti, è in grado di operare guarigioni miracolose semplicemente imponendo le mani sulla zona malata dei pazienti. Rasputin è nato in questo villaggio remoto della Siberia, non è mai andato a scuola, non sa leggere né scrivere e all'età di 8 anni ha avuto un incidente. Mentre stava giocando sulle rive di un fiume è caduto nell'acqua ghiacciata insieme al fratello e il fratello è annegato. Lui è stato per giorni in coma, assiderato, ma alla fine si è salvato e da quel momento, a suo dire, ha cominciato a sentire una voce. La voce di Dio. Una notte mi sono svegliato ed ero in un bagno di sudore. È da quel momento che cammino. È la voce di Dio che hai sentito, è Lui che ti ha parlato. Non sono ancora in grado di poter rispondere a questo, ma quello che posso dire è che da quel giorno c'è una forza nuova in me e che vedo delle cose. Quali cose? Che vedi dunque? Vedo delle cose. Dentro le persone vedo delle cose che loro non dicono. Quindi leggi nelle loro anime? Sì, è così. È tutto ciò che posso dire. È vero che credi al diavolo? Sento la sua presenza e mi tende delle trappole. Vorrebbe che rinunciassi ad andare là dove la voce mi chiama, ma io so difendermi. Posso andarmene? La Russia, specialmente quella delle campagne, è all'epoca un focolaio di superstizioni, di credenze e anche di devianze dal culto di Stato, il cristianesimo ortodosso. Ovunque ci sono amuleti, reliquie, santoni e la credulità, specialmente negli strati più bassi della popolazione, è molto diffusa. Rasputin sembra appartenesse a una setta che predicava una dottrina eretica e scabrosa. La setta dei Clisti. La setta dei Clisti nasce nella metà del 600 e ha un atteggiamento critico verso la Chiesa ortodossa russa, definendola decadente e corrotta. A sua volta la dottrina dei Clisti viene bollata come eretica e perseguitata nel corso dei secoli. Alla base di questo movimento religioso c'è la convinzione che per raggiungere la salvezza bisogna conoscere il peccato e praticarlo anziché fuggirlo. Nel corso delle funzioni religiose, pertanto, oltre alla preghiera e all'invocazione del divino, si dà spazio a danze sfrenate e ad accoppiamenti sessuali. L'orgia quindi non è considerata un atto trasgressivo fine a se stesso, ma rappresenta il peccato dal quale inizia il percorso verso la purificazione. È un
Clisti! È della setta dei Clisti! Ma chi sono i Clisti? Sono degli eretici che predicano la fornicazione e si rotolano nel peccato. Io vivo senza niente, ho abbandonato mia moglie e i miei figli. Sono un povero pellegrino che cerca di guadagnarsi la salvezza e fare del bene. Bugiardo! Bugiardo! L'ho visto subito che è uno dei Clisti! E voi come lo sapete? Ce l'ha negli occhi! Ho visto il luccichio terribile della malizia! Quando ero giovane sono stata coi Clisti e ho assistito ai loro festini! Tutti hanno abusato di me, tutti vi dico! E quei maledetti mi hanno dato la malattia del diavolo! Mio Dio, oh, signora! Da quel giorno nessun uomo mi ha più avvicinato! Quel che è certo, Grigori, è che hai fatto l'apologia del peccato riprendendo i discorsi degli adepti di quella setta maledetta. Io? Non dire il contrario, ho assistito alle tue prediche. E come posso aver fatto l'apologia del peccato se non so né leggere né scrivere? Badate, Grigori. Alcuni cercheranno di usare la tua persona per il loro profitto, altri invidieranno il dono che possiedi. Devi temere, la loro gelosia può essere fonte di grande crudeltà. Sì, lo so, lo so. Andrò a pregare davanti alle reliquie di San Simeone perché mi dia la forza. Tienila con te. Ti proteggerà durante il viaggio. Lasciamo ora Rasputin e le sue peregrinazioni in giro per la Russia e torniamo a San Pietroburgo, dove sta per essere celebrato un rito religioso molto diverso da quelli che pratica Rasputin, atteso in Russia da tanti anni. Infatti la zarina, dopo aver messo al mondo 4 figlie femmine, finalmente partorisce un maschio. E il 3 settembre 1904 il piccolo Alessio viene battezzato con una solenne cerimonia. Alla cerimonia è presente l'elite delle monarchie europee e dell'aristocrazia russa. Tutti gli ufficiali dell'esercito sono nominati padrini del neonato, insieme al principe di Galles, il futuro re d'Inghilterra, Giorgio V. La nascita di Alessio è un avvenimento importante sotto vari aspetti. Avviene in una fase durante la quale il malcontento contro lo zar sta crescendo e il prestigio di Nicola II è in forte ribasso. Oggi un figlio di Dio viene battezzato, lo zarevich Alessio. In un momento così delicato, la nascita dell'erede è garanzia di continuità e futuro per la dinastia dei Romanov. Amen. Nicola e Alessandra hanno parecchi palazzi a disposizione, ma dopo le sommosse del 1905 hanno preferito venire fuori città, qui nel complesso di Tsarskoe Selo, a una trentina di chilometri da San Pietroburgo. E qui ci sono due palazzi, quello di Alessandro, dove risiedono abitualmente, e poi questo di Caterina, bellissimo, maestoso, dove avvengono le cerimonie ufficiali e i grandi ricevimenti. Anche qui c'è la mano di un architetto italiano, Francesco Bartolomeo Rastrelli, che partendo da un vecchio edificio preesistente realizzò questo straordinario palazzo come residenza estiva degli zar. La facciata è lunga ben 306 metri e pensate che all'epoca di Elisabetta tutte le decorazioni erano ricoperte di oro zecchino per un totale di 120 chili. Oggi non ci sono più perché Caterina II non amava tutta questa ostentazione e fece rimuovere l'oro. Oggi però si pensa di ridorarle e Putin ha già messo a disposizione un quintale e mezzo di oro. I Romanov regnano in Russia da 3 secoli. Nel 1682 l'impero conosce una svolta con l'incoronazione di Pietro I, l'uomo che decide di aprire il suo vasto regno verso l'Occidente, fondando la nuova capitale, Pietroburgo. Nel XVIII secolo, intricate vicende di lotte dinastiche portano al potere le zarine, Elisabetta I e Caterina II. Sotto il loro regno, Pietroburgo diventa ancora più bella e ricca, con la costruzione del Palazzo d'Inverno e con l'acquisto di opere d'arte che renderanno l'Ermitage una delle più importanti e ricche esposizioni del mondo.
Il nipote di Caterina, Alessandro I, costringe Napoleone a una catastrofica ritirata e sarà uno dei protagonisti del congresso di Vienna. La Russia, a quel punto, diventa una delle grandi potenze europee. L'Ottocento è un secolo nel quale trovano spazio idee e riforme liberali. Nel 1861 Alessandro II abolisce la servitù della gleba, ma il figlio e successore Alessandro III annulla gran parte delle riforme progressiste. Il 1 novembre 1894 sale al trono Nicola II, l'ultimo zar di tutte le Russie, che a sua volta prende possesso dei bellissimi palazzi imperiali. La grandezza degli zar qui a Tsarskoe Selo è ovunque e lo dimostra l'ambiente in cui mi trovo. Lo scalone principale realizzato nel 1860, uno scalone molto scenografico, ma qui bisogna guardare anche i dettagli per rendersi conto della cura con cui tutto è stato ideato. Per esempio, sui due lati si trovano due putti in marmo. Quello sul lato del sorgere del sole si sta svegliando. Quello sul lato del tramonto dorme. Anche questo orologio incastonato direttamente nella parete è molto elegante e ha di fronte, come pandà, un barometro ancora oggi funzionante. Tsarskoe Selo, insomma, ha la tipica magnificenza di altre grandi residenze reali europee, come Versailles, o come Schönbrunn a Vienna, o come la Reggia di Caserta. Diversamente che altrove, però, le soluzioni architettoniche qui e gli arredi dovevano fare i conti con il freddo, con le temperature che a queste latitudini raggiungono con facilità i meno 20 gradi. E allora in queste stanze, in questi saloni così ben riscaldati, le dame dell'aristocrazia potevano finalmente liberarsi delle pellicce e dei pesanti soprabiti e fare sfoggio della loro bellezza, esibire vestiti e gioielli alla moda e magari ammirare quei preziosissimi regali che la zarina riceveva ogni anno dall'imperatore, le famose uova di Fabergé, dei capolavori di oreficeria che ancora oggi si possono ammirare in certe mostre internazionali. Ben 9 delle celebri uova commissionate dagli zar a Carl Fabergé sono state esposte nella Reggia di Venaria, nei pressi di Torino. Si tratta di capolavori di inestimabile valore. Il primo uovo della serie, commissionato da Alessandro III per la Pasqua del 1885, è detto uovo gallina. Il guscio racchiude il tuorlo in oro, che a sua volta racchiude la gallina, anch'essa in oro. Queste uova colpiscono per la raffinatezza e la precisione dei dettagli, come nel caso dell'uovo dell'incoronazione, donato da Nicola II alla zarina nel 1897. L'uovo racchiude la miniatura della carrozza usata dalla coppia imperiale un anno prima per l'incoronazione. All'interno di questo modellino era appeso un diamante, la sorpresa per Alessandra. Meccanismi raffinati permettono l'apertura delle uova, da cui escono o dei portaritratti con i membri della famiglia imperiale o uccelli che segnano le ore. In alcuni casi le uova commemorano anche delle vicende della dinastia. È il caso dell'uovo galletto. Il guscio è viola in segno di lutto per la recente scomparsa di Giorgio, fratello dello zar. Ben diverso il tono dell'uovo del 15° anniversario. Celebra infatti i 15 anni dall'ascesa al trono di Nicola II e accanto ai ritratti della famiglia reale sono dipinti alcuni episodi del regno, come l'incoronazione o l'apertura della Duma, il Parlamento. L'uovo Croce di San Giorgio è uno degli ultimi due commissionati dallo zar. Fu donato da Nicola II alla madre nella Pasqua del 1916, l'ultima celebrata dai Romanov prima della rivoluzione. Il lusso dei Romanov stupì la più austera casa Savoia, tradizionalmente in buoni rapporti con gli zar. È indicativa l'espressione di Vittorio Emanuele III, che definì la corte russa il regno delle fate. Forse nessuna stanza di questo palazzo racconta la magnificenza degli zar come questa in cui io mi trovo ora. È una camera interamente rivestita di ambra, un vero capolavoro.
Tutti i tasselli sono diversi gli uni dagli altri e sono stati intagliati a mano. E qui ci sono 6 diversi tipi di tonalità di ambra. Immaginate come potevano scintillare questi piccoli intarsi alla luce delle 565 candele che illuminavano la stanza. Tutto un gioco calcolato di luci, amplificato dalla presenza di un gran numero di specchi. Sono 107 i pannelli che rivestono una superficie di oltre 100 metri quadri. Tutta quest'ambra proveniva dalla Germania. Era un dono che il re prussiano Federico Guglielmo volle fare a Pietro il Grande nel 1716 e in Germania era destinata a ritornare. Quella della Camera d'Ambra è una storia avventurosa e piena di colpi di scena. La Camera d'Ambra originale fu completamente asportata durante la Seconda Guerra Mondiale dalle truppe di Hitler che avevano invaso la Russia e si apprestavano a mettere sotto assedio Leningrado, come si chiamava San Pietroburgo. In appena 36 ore i pannelli furono smontati, stipati in 24 casse sigillate e trasportati in Germania in gran segreto. Restarono nascosti in un castello a Königsberg, l'attuale Kaliningrad, per tutta la durata della guerra. Quando i russi invasero a loro volta la Germania e arrivarono a Königsberg, della Camera d'Ambra si erano perse completamente le tracce. Distrutta dai bombardamenti alleati? Oppure trafugata, smembrata e venduta pezzo a pezzo? Ogni ricerca è risultata infruttuosa. Alla fine degli anni 70 le autorità sovietiche si rassegnarono al fatto che qualunque fosse stato il suo destino, non avrebbero più recuperato l'antica camera. Ordinarono allora che fosse ricostruita una nuova camera, identica in tutto e per tutto alla precedente. Ma torniamo alla nostra storia. Diversamente dai loro predecessori, Nicola II e sua moglie Alessandra non amano il lusso sfrenato né la bella vita. Qui vivono in questo altro palazzo a poche centinaia di metri da quello che abbiamo visto sfarzoso di Caterina. Questa è una residenza elegante ma molto più sobria. A 30 chilometri dalla città si tengono lontani dall'aristocrazia di Pietroburgo. Passano la loro vita in queste stanze, una vita che è più che da monarchi è un po' da ricchi borghesi. Crescono i loro figli al riparo delle frivolezze che la capitale, poco lontana da qui, offre. Frivolezze in cui invece si lancerà l'altro protagonista della nostra storia, Rasputin. Rasputin, infatti, dopo lunghe peregrinazioni per tutta la Russia, giunge a San Pietroburgo. Questo monaco illetterato arriva preceduto da una lunga fama di uomo ispirato da Dio, capace di guarigioni miracolose. Le sue prediche e i suoi strani riti sono sempre più seguiti, soprattutto dal gentil sesso. Pregare è un viaggio interiore, un tuffo nel più profondo dell'anima. Pregare è ridare vita a quella parte della divinità che si trova riposta in ognuno di noi. Il cammino è lungo, ve lo confesso, e a volte anche stretto e molto ripido. E tutt'a un tratto è una felicità senza confronti. Se volete seguirmi. Grigori Rasputin, Anna Virubova. Rasputin non lo nasconde affatto, è attratto dalle donne e molte donne evidentemente sono attratte da lui, dal suo aspetto particolare, dal suo carisma. È il tipico uomo del popolo russo. Barba e capelli lunghi, fisico imponente, era alto 1,82 m, una statura considerevole per quei tempi. Ma quello che più conquista chi si trova al suo cospetto, e tutti i testimoni dell'epoca lo confermano, è il suo sguardo magnetico. I suoi occhi sono color del ghiaccio, cosa peraltro non insolita a quelle latitudini. Pare che tra le sue arti ci fosse anche l'ipnosi. Ma c'è un altro aspetto che attrae le signore, specie quelle ricche e altolocate, ed è, diciamo così, il suo essere un uomo rude.
Rasputin viste sempre con la camicia lunga, tipica dei contadini, si lava molto di rato, si rivolge a tutti dando del tu senza distinzione. E in un mondo tutto cerimonie, etichette, conformismi, la libertà sua di essere un uomo illetterato, dei modi brutali maschietti, diventa un'arma di seduzione. In breve, Rasputin diventa uno degli uomini più famosi della città. Le signore se lo contendono, i salotti più in vista lo richiedono e lui ha l'intelligenza di capire che più rimane se stesso con la sua camicia da contadino, i suoi modi grezzi e le sue mancanze di riguardo nei confronti di chi che sia, beh, più risulterà originale, forte e influente. La fama di Rasputin, il monaco che guarisce con la sola energia delle mani, beh, arriva presto anche nelle stanze degli zar. E questa è la camera dei bambini, dove giocava l'erede al trono, il piccolo Alessio. E si vedono qui i suoi giochi, simili a quelli di tanti bambini dell'epoca. Ma Alessio aveva un grave problema, non poteva farsi male. Anche una sbucciatura poteva trasformarsi in una emorragia perché il piccolo erede del trono soffriva di emofilia, cioè il sangue aveva difficoltà a coagularsi e continuava a defluire non solo all'esterno ma anche all'interno, creando ematomi molto dolorosi. Ma ecco i suoi giocattoli. Questo si chiama Biriulchi, è un gioco di abilità per estrarre i pezzi senza farli cadere e costruire delle piramidi. È in avorio ed è firmato naturalmente Fabergé. C'è poi un teatrino delle marionette con Arlecchino. E qui c'è una curiosità. Alessio amava cavalcare un somarello e questa bardatura decorata alla siciliana gli fu regalata da Ferdinando di Savoia. Ma Alessio giocava anche con altre cose che nessun altro bambino possedeva. Queste uniformi in miniatura di tutti i corpi dell'esercito imperiale di cui un giorno avrebbe dovuto diventare il capo supremo. E qui c'è un'altra cosa curiosa, è l'orario delle lezioni, scritto dalla zarina con precisione tedesca. Le materie per Alessio e le sue sorelle erano storia, geografia, russo, inglese, francese, equitazione e, cosa non troppo sorprendente per chi faceva parte di una famiglia imperiale, diritto divino. E vedi? C'è della gente sì, dentro. La vedo. Sono dei turisti e dei viaggiatori. È un mezzo di locomozione molto moderno e prezioso. Ciao. Con il treno si può arrivare in posti molto lontani, stando comodamente seduti. È un semplice incidente domestico. Qualunque altro bambino se la sarebbe cavata con una piccola escoriazione e qualche cerotto, ma non il piccolo Alessio. Sono in pochi a sapere lo stato di salute del piccolo Alessio. Questo perché i Romanov hanno scelto di non rendere pubblica la malattia dell'erede al trono. E questo per non indebolire ulteriormente un potere che viene già messo in discussione da tante parti. Le sorti del piccolo Alessio, infatti, non sono soltanto una questione di salute, sono una questione di Stato che richiede la massima attenzione e anche la massima discrezione. I medici finora interpellati, i migliori d'Europa, non riescono a trovare una cura né ad alleviare i dolori del bambino. Ed è a questo punto che fa il suo ingresso Rasputin, qui nel palazzo degli zar. A introdurlo è Anna Virubova, che è un'amica intima della famiglia Romanov e dama di compagnia della zarina. Madame, mi dispiace disturbarvi, ma credo si tratti di una cosa importante. Bisogna che veniate con me a Sarkajeselo. È molto urgente, ma vi prego, non fatemi domande, non vi posso dire di più. Thank you.
Venite. Matushka, non ti preoccupare. Tuo figlio guarirà. Papà, fidati di me. Portatemi da lui, devo vederlo da solo. Neppure di fronte allo zar e alla zarina, Rasputin rispetta le convenzioni di corte. Chiama confidenzialmente la zarina mamma e lo zar papà. Non si inchina, li bacia sulle guance alla maniera dei contadini. Ma i sovrani sono così disperati per la salute vacillante del figlio che si affidano alle arti taumaturgiche di quest'uomo nelle cui mani ritengono ci sia un potere magico in grado di guarire. Hai paura? Sì. Di chi hai paura? Ho paura di morire. Anch'io sono stato malato quando ero piccolo. Anch'io ho avuto paura di morire. E lo vedi, eccomi qua. Grande e forte. Tutti i bambini che non sono mai stati malati diventano deboli. Tu sarai un grande zar, molto, molto forte. Molto forte, vedrai, perché saprai che la vita ha un prezzo. Io sarò uno zar. Diventerò uno zar. A meno che tu non voglia diventare un cavallo da circo. Voglio diventare un cavallo da circo. Cosa? Voglio diventare un cavallo da circo. Ah, ma capita a proposito. Io sono bravissimo a parlare coi cavalli. Ma sì, e come fai a parlarci? Ho capito. Vuoi che ti dica qualcosa in lingua cavallina? Vieni, avvicinati. I cavalli parlano con una lingua segreta. Vieni. Adesso devi dormire. Domani mattina sorriderai. Dormi. Chi siete voi? Un contadino del villaggio di Pakrovsk, in Siberia. E come vi chiamate? Grigori. Soltanto Grigori? Si chiama Grigori Efimovich Rasputin. Non mi interrompere, ti prego. Da quando avete il dono di guarire? Non sono io che guarisco, è Dio nella sua grande misericordia. Se lo pregherete insieme a me, vi assicuro che vostro figlio vivrà. Conosco questa malattia, le sue vene e le arterie sono fragili, si rompono a volte, si formano delle sacche di sangue e si spargono nel suo piccolo corpo. Questo gli fa male, molto male. Io ho perduto due figli, conosco il dolore che si prova nella propria carne quando tuo figlio soffre. Finché resterò con voi, finché mi permetterete di chiedere con voi la benedizione di San Simeone, non mi succederà nulla di male. Ho pregato così tanto. Ero sicura che Dio ci avrebbe inviato qualcuno per salvarci. Benedicimi. Padre Grigori, benedicimi. Buonasera, professor Dobrina. Buonasera. Lei è esperto in metodologia clinica. Quindi come si spiegano i successi di Rasputin sul piccolo Alessio? Allora, le spiegazioni possono essere due. Se è vero che il bambino riceveva una terapia con aspirina, di cui allora si ignorava l'effetto anticoagulante, antiaggregante sulle piastrine e quindi favorente l'emorragia, diciamo, allora la sospensione da parte di Rasputin dell'aspirina aveva un effetto immediatamente positivo
cioè non prolungava l'emorragia che era, di cui quindi soffriva. Anche i dolori diminuivano perché... Emorragia significa gonfiamento, rigonfiamento delle articolazioni, dei muscoli, delle parti molli, cosa che suscita dolore. Sospendere una cosa che peggiora questa situazione migliorava inevitabilmente i disturbi della gazza. L'altro aspetto è quello psicologico. L'altro aspetto è quello psicologico, che però non è soltanto suggestione come si pensava una volta, ma è un effetto che sollecita la risposta del corpo umano, di quel del soggetto, in particolare del bambino che si fida di colui che lo consiglia, significa reazione del suo sistema nervoso con produzione di molte sostanze che hanno un effetto antidolorifico, si chiamano endorfine, di sostanze come la serotonina che migliora lo stato dell'umore, della levodopa che migliora altre cose. Non esiste soltanto un'unica risposta placebica, ma più risposte placebiche. Del resto, anche quando qualcuno ci fa arrabbiare o ci diverte o ci fa piangere, provoca delle reazioni chimiche nel nostro corpo, analogamente quando qualcuno ci tranquillizza. Non c'è dubbio, c'è la base biochimica di molte delle nostre emozioni. Le emozioni positive avranno un effetto positivo e le emozioni negative hanno un effetto negativo che potremmo chiamare, per fare il pandan con l'effetto placebo, effetto nocebo. Vieni. Ecco, così. Molto bene. Guarda papà. Guardiamo lì. Su. Bene. Rasputin diventa uno di casa, anzi di famiglia. Il piccolo Alessio gli è molto affezionato. La zarina Alessandra diventa una sua fervente devota. E Nicola II lo considera un amico. Quindi la coppia che regna sull'impero più vasto del pianeta si dimostra disposta, senza mezzi termini, a credere in un santone che afferma di avere poteri magici e che entrerà sempre più nelle decisioni politiche. Una debolezza questa che ne fa presagire molte altre. Nicola II si dimostra incapace di fronteggiare i rivolgimenti di un mondo che sta cambiando radicalmente. Alessandra, parto a cuor leggero, perché so che le tue preghiere mi accompagneranno ogni giorno. Sta tranquilla, non saremo separati a lungo. Nicola e Alessandra si erano sposati nel 1894. Il loro era stato un matrimonio d'amore, contrastato dalle famiglie. Alessandra, tedesca, si era convertita alla fede ortodossa prima di convolare alle nozze. Un matrimonio d'amore, dunque, caratterizzato tuttavia dall'indole dei sovrani. Nicola II era attratto dalla vita militare, ma non era stato formato alla sottile arte del governo. Alessandra, proprio per le sue origini, sentiva diffidenza, se non odio, sia a corte che presso la popolazione. Il regno di Nicola II, del resto, era nato sotto cattivi auspici. In occasione dell'incoronazione avvenuta a Mosca nel 1896, circa 1400 persone rimasero uccise nel corso dei festeggiamenti organizzati per la circostanza. È la cosiddetta tragedia di Khadinka. I primi anni di regno di Nicola II danno risultati contrastanti. Allo sviluppo dell'industria e dell'attività estrattiva, soprattutto carbone e petrolio, si oppone l'arretratezza delle campagne, colpite in breve tempo da due gravi carestie, che inevitabilmente si rifletteranno proprio sulla produzione industriale. In politica estera, Nicola II è contraddittorio. Da un lato organizza all'AIA una conferenza internazionale sulla pace mondiale. Dall'altro, non rinuncia alla politica espansionistica in Manciuria, andando incontro all'inaspettata sconfitta nella guerra con il Giappone. La situazione in patria è esplosiva. L'ammutinamento della corazzata Potionkin e la rivoluzione del 1905 con la cosiddetta Domenica di Sangue costringono Nicola II a emanare la legge fondamentale dello Stato e a istituire la Duma, il Parlamento, eletto a suffragio universale. Lo zar, tuttavia, non rinuncia all'autocrazia per diritto divino e non ammette forme di opposizione. Molti intellettuali vengono sorvegliati, censurati o perfino condannati al carcere.
Chi si opponeva al regime, anche con gli scritti o la parola, rischiava di essere arrestato e processato. Questo del resto è una regola che ha attraversato tutta la storia dell'umanità. E questa è appunto la prigione dove venivano rinchiusi i prigionieri politici. Era una specie di Bastiglia russa. E di qui sono passati personaggi come Gorky, come Dostoevskij. Quando arrivavano, i detenuti dovevano spogliarsi dei loro abiti e indossare delle palandrane con annesse catene. Le celle erano spaziose e contenevano solo un letto e un tavolo. Di notte la lampada doveva essere sempre accesa perché i guardiani dovevano poter sorvegliare i detenuti 24 ore su 24. Per l'igiene c'era un piccolo lavandino e poi una scatola per il resto. Era permesso ricevere libri dall'esterno, ma i prigionieri non potevano comunicare tra loro. Per questa ragione le pareti venivano coinventate con del materiale isolante, lo vediamo qui, c'era il muro, poi uno strato di feltro, un intercapedine, un altro strato di feltro, le stoffe, eccetera. Però attraverso un tam-tam la comunicazione passava persino da un piano all'altro. Comunque da questa prigione mai nessuno è riuscito a fuggire. D'inverno la temperatura scendeva molto, fino a meno 25, meno 30 gradi, quindi era indispensabile riscaldare. Lo si faceva con delle stufe a legna esterne per ogni due celle. Il bagno lo si poteva fare ogni 15 giorni. Ma per molti questa era soltanto una prigione di passaggio. In particolare chi aveva un marchio rosso sulla casacca era considerato molto pericoloso e poteva rischiare la fucilazione o, se gli andava bene, la Siberia. La fama di Rasputin intanto si allarga sempre più. Il suo appartamento nel cuore di San Pietroburgo diventa una specie di luogo di pellegrinaggio. Oggi questo palazzo ha l'aria anonima, uno dei tanti palazzi di abitazione di San Pietroburgo, ma all'inizio del Novecento qui c'era un via vai continuo, decine di persone che si accalcavano, che facevano le code su per le scale e a volte la coda arrivava fin fuori sul marciapiede. Cosa volevano queste persone? E volevano un miracolo, una guarigione o anche soltanto una benedizione. E poi c'era chi chiedeva favori o chiedeva un avanzamento di carriera, una raccomandazione o anche dei soldi. La vicinanza di Rasputin ai centri di potere aveva fatto di lui un uomo di potere. Buongiorno. Vorrei vedere padre Grigori. Levatevi le scarpe. Non parlare. Ascolta, ascolta. Ascolta il tuo cuore. Ascolta la vita che batte in fondo a te. La senti? Sì. Sentiamo, a proposito dell'energia che esce dalle mani, questa pranoterapia non è mai stata dimostrata. Ormai sono anni che si studia questa cosa per dimostrare che non esiste dimostrazione che esiste questa energia. L'energia non esiste. Ha ripreso vigore questa teoria quando c'è stato l'effetto Kirlian, questo fotografo russo, che dimostrava che le mani avevano un'aura positiva messe su una certa piastra. Ma se lei invece che la sua mano di uomo mette una mano di legno o di metallo, ottiene la stessa aura positiva. Ultima cosa, questi personaggi a volte poi finiscono per diventare dominanti e influenzare molto le scelte delle persone anche in altri campi. Non c'è dubbio, il suo successo di terapeuta, di mago, dotato di poteri soprannaturali quasi, si parlava addirittura di immortalità a un certo punto della sua vita, è chiaro che lui ha sfruttato questo per influenzare profondamente la corte, in particolare la zarina Alessandra e quindi suo marito, suscitando grossi contrasti a livello politico.
E questo avviene ancora oggi in misura maggiore o minore per quanto riguarda il rapporto che il paziente ha con i pranoterapeuti o comunque con i maghi e i guaritori. Grazie, professore. Non ho come pagarvi. Se lo desiderate, posso trovare delle persone che hanno mezzi. Voi li guarirete e vi pagheranno bene, perché voi fate miracoli. Voi fate dei veri miracoli. Abbiamo provato a salire anche noi queste scale fino al terzo piano e con sorpresa un anziano signore ci ha aperto. Era proprio questo l'appartamento di Rasputin. In questa sala riceveva i suoi visitatori. Il signor Alexander Dubchenko è un pittore e ha collezionato molte fotografie di Rasputin e ha anche dipinto un suo grande ritratto. Bene, grazie. Questo è quindi l'ambiente in cui viveva Rasputin. Gli era stato regalato dalla zarina Alexandra. Oltre quella porta c'era lo studio di Rasputin, dove riceveva le persone. C'era molta gente che veniva qui per trovare conforto e guarire, grazie ai suoi poteri. È rimasto qualcosa qui di quell'epoca? L'ambiente è sempre lo stesso, è rimasto anche il camino. In generale qui non c'è stato nessun cambiamento, tutto è rimasto com'era. L'unica cosa è che, dopo la rivoluzione, arrivarono qui dei soldati per cercare dell'oro nascosto e aprirono anche il pavimento, ma non trovarono nulla. Lei qui ha tante fotografie e ha anche dipinto un ritratto di Rasputin. Qual è la sua opinione su quest'uomo? La mia opinione è molto buona. Ha aiutato molte persone qui a San Pietroburgo. È stato forse un peccatore, ma ogni uomo è peccatore. E comunque ha fatto davvero del bene. Questi soldi sono miei e ne faccio quello che voglio! Cosa ottiene Rasputin in cambio delle sue presunte guarigioni? Denaro, certo. Eppure tutte le testimonianze dicono che Rasputin non è attaccato ai soldi. Per sé e per la sua famiglia tiene poco di quello che riceve. Il resto lo dà ai poveri. Prendete! Prendete! Quello che Rasputin ottiene è ben più prezioso del denaro, perché ovunque le porte sono aperte per lui. Come qui al Grand Hotel Europa, dove si trova il più lussuoso ristorante di San Pietroburgo. Ma soprattutto la sua fama di essere superiore gli permette di acquisire un potere che altri non hanno. Inoltre, da chi va a confessarsi da lui, apprende notizie, informazioni, pettegolezzi che sa ben usare poi nei suoi rapporti con i potenti. Rasputin, a dispetto della sua fama di uomo puro e santo, non si lascia mai scappare l'occasione di andare con una bella donna, magari con la scusa di liberarla dal peccato. D'altronde, tutti lo sanno, a San Pietroburgo non fa certo la vita dell'eremita, mangia molto ma soprattutto beve molto e ha sale riservate nei più lussuosi locali della capitale e con i suoi amici e con le sue signore si scatena in danze, canti e balli che gli ricordano la sua terra, le sue origini, la sua Russia popolare. Ehi! Vedete, è un regalo della vecchia. Ha perfino ricamato le mie iniziali con le sue stesse mani. È solo con me che sta bene, eh? L'ha scritto nero su bianco. Suonate! Ai primi del Novecento San Pietroburgo era una città piena di vita, una città giovane e bellissima. La Venezia del Nord veniva chiamata per i suoi tanti canali. Una città moderna, nata solo dal nulla due secoli prima per bontà dello zar Pietro il Grande. Infatti qui all'inizio del Settecento non c'era niente, neanche una casa, soltanto paludi e acquitrini.
Pietro, affascinato dall'Olanda e dall'Inghilterra, che erano le grandi potenze commerciali della sua epoca, voleva fare della Russia un paese moderno e all'avanguardia. E allora decise di spostare la capitale del suo sterminato impero verso l'Europa. La Russia aveva bisogno di un porto sul mare e creò questa splendida finestra sull'Occidente. La posizione alla foce della Neva, di fronte all'isola fortezza di Kronstadt, la rendeva un porto naturale ben protetto, proprio di fronte alla Scandinavia. E per costruire a tempo record questa sua città, lo zar fece praticamente deportare qui i migliori artigiani e i migliori costruttori del paese. Per dare a San Pietroburgo un aspetto di grande capitale, ricca e potente, un contributo essenziale lo diedero degli architetti italiani. Domenico Trezzini disegnò il primo progetto urbanistico della città e edificò la fortezza che ancora oggi domina San Pietroburgo, la chiesa di San Pietro e Paolo. Bartolomeo Rastrelli progettò il palazzo d'inverno. In seguito numerose strade, piazze e palazzi furono disegnati da altri architetti italiani come Carlo Rossi. Nel 1712, soltanto 9 anni dopo la posa della prima pietra, lo zar poté proclamare San Pietroburgo la nuova capitale della Russia. Ma e gli abitanti? Impose a tutta l'aristocrazia russa di venire qui e di costruire palazzi e edifici. E costruire qui non era facile, perché come per Venezia fu necessario consolidare il terreno con dei pali, un'enorme quantità di pali, qui non c'erano neppure alberi, e li fece venire da tutta la Russia e persino dalla Siberia, non solo, ma persino le pietre da costruzione che qui non c'erano. Fu un'operazione incredibile che ebbe anche un altissimo prezzo in termini di vite umane. Malaria, freddo, fame si sommano ai tentativi di fuga repressi con violenza e alle tremende condizioni di lavoro nelle quali operano come schiavi gli abitanti delle regioni circostanti, deportati sulla foce della Neva per realizzare il sogno di Pietro I. Si calcola che nel giro di pochi anni siano morte 100.000 persone, cioè il doppio dei caduti della battaglia di Waterloo. Per popolare la sua creatura, Pietro I obbliga l'aristocrazia a costruire qui nuove residenze e palazzi. Trascorsi appena 10 anni dalla sua fondazione, Pietroburgo conta 35.000 abitanti. Pietro I si rende conto delle disagiate condizioni di vita nella nuova capitale, attua una politica di agevolazioni per i giovani e premia i migliori marinai e artigiani favorendone la carriera e le imprese economiche. E così nel giro di soli 2 secoli San Pietroburgo divenne veramente la grande città che il suo fondatore aveva sognato, ma anche un luogo in cui l'aristocrazia, la classe dominante, poteva sfoggiare lusso e ricercare piaceri. All'epoca di Rasputin, Pietroburgo era diventata veramente una grande metropoli ricca di divertimenti, ma anche di arte e di cultura. Il regno di Nicola II coincide con un'epoca di grandi trasformazioni sociali e culturali che fanno proprio di San Pietroburgo uno dei centri di riferimento a livello internazionale. I palcoscenici sono calcati da stelle internazionali come Sara Bernhardt ed Eleonora Duse. In campo musicale, la Russia vede la nascita e l'affermazione di compositori come Rimsky-Korsakov, Prokofiev, Stravinsky. Sulle note di Tchaikovsky si esibiscono Vaslav Nijinsky e Anna Pavlova. Negli stessi anni, nella pittura si affermano le innovazioni delle avanguardie, che influenzeranno profondamente la produzione artistica del Novecento. San Pietroburgo è resa immortale dalle pagine dei grandi autori che, nati o vissuti nella capitale, ne hanno catturato tutte le sfaccettature. Da Aleksandr Pushkin a Fyodor Dostoevsky, che definisce la città putrida, scivolosa, si passa al simbolismo di Aleksandr Blok e Anna Akhmatova, amante dello zar e musa di Amedeo Modigliani.
Rasputin a San Pietroburgo non ha soltanto amici e ammiratori. Con la fama, con il potere, con l'influenza sempre maggiore che esercita sulla famiglia imperiale, crescono anche le invidie, le maldicenze e cresce il numero dei nemici. Immagina di essere su una barca. La musica fa venire delle bellissime immagini nella testa. Prova. Non riesco a capire come un pellegrino della Siberia, così rozzo, primitivo, si possa pavoneggiare in mezzo alla famiglia imperiale e davanti a dei diplomatici stranieri, per di più. Lui riesce a far divertire il giovane Alessio. Si diverte anche l'imperatrice. Dicono che approfitti delle sue debolezze. Fa leva sul suo misticismo. L'Okhrana, la polizia segreta, riferisce allo zar ogni dettaglio delle serate licenziose di un uomo che in teoria dovrebbe essere un santo. Nicola II non ha il coraggio di allontanare da casa sua l'uomo che riesce a dare sollievo, sia pur per poco, alle pene del piccolo Alessio, l'uomo in cui sua moglie crede ciecamente. Le mali lingue arrivano a dire che Rasputin abbia una relazione con la zarina Alessandra e che insidi persino qualcuna delle figlie dello zar, ma di questo non sono mai stati trovati riscontri. Prego di scusarmi. Sono stato appena informato che l'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono dell'impero d'Austria e Ungheria, e la sua sposa sono stati assassinati a Sarajevo. È l'episodio che scatenerà quella serie di eventi che porteranno di lì a poco allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Al suo scoppio, la Grande Guerra vede contrapposti due blocchi. Da una parte la triplice intesa costituita da Russia, Francia e Regno Unito, con l'importante contributo del Giappone. Dall'altra, i cosiddetti imperi centrali, ossia Impero Germanico e Impero Austro-Ungarico. Nel corso del conflitto entrano in campo altri stati. L'Impero Ottomano affianca gli imperi centrali nell'ottobre 1914. L'Italia, il 24 maggio 1915, dichiara guerra all'Austria-Ungheria. Gli Stati Uniti inviano i propri soldati in Europa nel 1917. È un conflitto terribile, che si svolge quasi esclusivamente in trincea. Un'estenuante guerra di posizione nel corso della quale si impiegano tutti i mezzi pur di scardinare le linee nemiche. Artiglieria pesante, aviazione, mitragliatrici, gas, sottomarini. Tutti strumenti di morte inesistenti nelle campagne militari ottocentesche, che hanno contribuito a escogitare nuove strategie di combattimento
e hanno arrecato un numero fino ad allora inimmaginabile di perdite umane, non solo tra i militari, ma anche tra i civili. Qui, in questa stanza, Nicola II firma la dichiarazione di guerra contro la Germania e l'entrata ufficiale della Russia nel conflitto. Buonasera, professor Biagini. Buonasera. Allora, cosa ha significato per la Russia entrare in un conflitto di queste dimensioni? Diciamo, significa l'inizio della tragedia che porterà alla fine dello zarismo. La Russia è un paese fortemente arretrato, lo è sul piano tecnico-militare, lo è sul piano sociale, lo è sul piano economico. Un esempio per tutti, basti ricordare che nonostante l'abolizione della servitù della gleba, i contadini erano costretti a lavorare con la museruola perché la fame era talmente diffusa che potevano appropriarsi dei prodotti della terra. E questo dà la dimensione di come nel 1914, quando l'Europa era fortemente avanzata, gli altri eserciti erano fortemente specializzati sul piano tecnico, l'esercito zarista era forte di uomini e povero di mezzi. Lei mi diceva che c'erano le punizioni corporali che poi sì, riflettevano la stessa situazione feudale. La questione interessante è questa, che queste punizioni erano ancora vive un po' in tutti gli eserciti, ma in Russia erano ancora praticate, mentre negli altri erano state abbandonate. Quindi diciamo che la Russia, paese non tecnologico, non industrializzato, si trova ad affrontare un conflitto dove la tecnologia è molto importante. La difficoltà a sostenerla, diciamo. Ecco, questo è il problema vero. C'è una cosa curiosa che lei diceva prima, che la Fiat, prima del conflitto, prima della Grande Guerra, era andata in Russia a proporre dei nuovi armamenti. Nel 1911 c'è questa delegazione, diciamo, italiana della Fiat che va per mostrare questi nuovi prodotti, tipo i semi cingolati, i sottomarini, eccetera, i piccoli sottomarini, e nasce anche un accordo di fornitura, ma gli anni sono talmente pochi che non si farà in tempo poi a dare corso alla cosa. E poi c'è il problema delle dimensioni, perché la Russia è un paese immenso, dove la logistica, i movimenti diventano più lunghi, più complicati. Beh, certo, basti pensare che sono 1500 chilometri di fronte di guerra e l'estensione del territorio russo non consente di spostare, per la arretratezza anche qua, sia dei sistemi ferroviari che delle strade, di spostare le persone da un angolo all'altro dell'impero. Quindi la Russia entra in questo conflitto impreparata e lo pagherà duramente sia per il numero dei morti, ma lo pagherà anche in termini politici. Eh beh, si calcola che siano stati 5 milioni i morti russi dell'esercito russo, oltre a un paio di milioni di prigionieri dispersi, e l'epilogo sarà la rivoluzione, perché poi tutte diciamo, le persone al fronte determinano una crisi agricola interna e quindi nelle grandi città come Pietrogrado e Mosca non arriva il cibo e qui nasce veramente il fermento che poi porterà alla rivoluzione. Grazie professore. Grazie a lei. L'impero russo, alla fine del XIX secolo, conta 125 milioni di abitanti, ma alla vigilia del primo conflitto mondiale la popolazione sfiora i 170 milioni di individui. La vastità del territorio, nel quale convivono almeno 150 etnie diverse, fa della Russia una terra di contraddizioni. L'industria ha stentato a svilupparsi e non si è concretizzata una rivoluzione industriale di tipo occidentale. L'attività estrattiva vede nel carbone e nel petrolio le materie prime che attraggono anche investitori stranieri, ma ad esclusivo vantaggio di banchieri e nobili proprietari. I Romanov cercano di modernizzare la Russia e tra il 1891 e il 1916 realizzano la Transiberiana. Gran parte dell'impero, tuttavia, rimane quasi del tutto privo di infrastrutture primarie come strade e ferrovie. Del resto, gran parte della popolazione è occupata nell'agricoltura, attività che evidenzia sistemi produttivi arretrati e ancora legati a un mondo di tipo feudale, nonostante l'abrogazione della servitù della gleba sia stata decretata nel 1861. L'analfabetismo rappresenta una piaga irrisolta. Credenze popolari e superstizioni si fondono con la religione ufficiale, rendendo ancora più complesso il quadro generale. In questo scenario si muove con astuzia e decisione Rasputin. Il contadino siberiano è entrato dalla porta principale nel palazzo del potere. E proprio nel cuore del potere, Rasputin non esita a dichiarare la propria avversione alla guerra, cercando vanamente di far desistere Nicola II dal prendere una decisione che si rivelerà tragica.
Se vogliamo che la madre patria Russia conservi il suo posto nel consesso delle nazioni, la decisione è semplice. Non hai altra scelta. Devi firmare. Telegrafatelo immediatamente. Con questa guerra si scrive una pagina della storia. I paesi che non parteciperanno al conflitto non potranno più giocare alcun ruolo in avvenire, puoi credermi. Entrate. Sai perché vengo a parlarti? Non fare questa guerra. Dammi retta. Lascia la Russia fuori da tutto questo. Purtroppo io sono lo zar. Devo pensare alla grandezza della Russia. Sei il padre del popolo. Sei il padre di quei contadini che hanno sopportato tutto. La schiavitù, la sferza dei padroni, la speculazione delle terre, la carestia. Non ti chiedono che una cosa, poter saziare la loro fame. I raccolti non sono mai stati tanto abbondanti come sotto il mio regno, Grigori. Se tu farai la guerra, mancheranno braccia per mietere il grano. Le malattie stroncheranno i più deboli. I bambini saranno sepolti a migliaia. Le madri ti malediranno. Per aggiungere miseria a miseria, tu raccoglierai tempesta e anche il tuo trono vacillerà. Capisci quello che ti dico? Ho firmato il decreto che ordina la mobilitazione generale. Quello che hai fatto tu lo puoi disfare. Tu puoi. Salva la nostra Santa Russia. Non lasciarci sprofondare in un mare di sangue e di lacrime. Il popolo comprenderà benissimo che ci dobbiamo difendere. Tu consideri soltanto un aspetto della questione. Se il nostro paese sarà invaso, credi che i contadini saranno contenti? Ma se tu ti rifiuti di fare la guerra, non saremo invasi da nessuno. Non dare ascolto a chi ti racconta chissà cosa dei contadini. Io conosco i contadini e ti avverto. La guerra ci farà sprofondare in una lunga notte senza fine. Papa, non parlo alla leggera. Dichiarare la guerra è mettere fine alla monarchia in Russia. Io te lo dico perché è scritto lassù. Vuoi ancora fermare tutto? Sei ancora in tempo. Questo è proprio lo studio di Nicola II dove la decisione della guerra è stata presa. Rasputin è in effetti uno dei più feroci oppositori del partito della guerra, ma forse non solo per motivi umanitari. Sembra che ci fossero anche gli interessi di potenti banchieri amici suoi che temevano di veder distrutti i loro affari da una guerra totale. Lo zar comunque non dà ascolto a Rasputin e parte per il fronte al comando del suo esercito. Così facendo lascia la scena politica interna a sua moglie, la zarina Alessandra, sempre più succube di Rasputin e sempre meno amata dai russi per via delle sue origini tedesche. L'influenza di Rasputin sulle decisioni di governo diventano sempre più pesanti, anche se non sono mai dirette alla luce del sole. Tra l'altro gli sono state offerte anche le più alte cariche della Chiesa ortodossa, ma lui le ha sempre rifiutate. Il contadino, dall'apparenza ingenua e rozza, in realtà si rivela un abile politico che sa giocare dietro le quinte. Gli uomini che non gli sono graditi vengono rimossi dalle più alte cariche e quelli a lui più vicini fanno rapidamente carriera. Boris Vladimirovich Sturmer, deputato della Duma. Prima di tutto ci tengo a dirvi che condivido perfettamente il punto di vista di Sua Maestà l'Imperatrice.
Sono favorevole ad una pace separata da negoziare con l'impero tedesco per cercare di uscire da questo stupido conflitto che ci divide. Vi vorrei anche consigliare, se volete evitare che si lanci una campagna diffamatoria contro di voi, di agire con la massima durezza. Ambizioso, si direbbe di carattere sincero e trasparente, ma di politica non ne capisce nulla. Mi piace il vecchietto. Gli speculatori fanno scorte di farina, così fanno aumentare il prezzo e la rivendono più cara. Vergognoso. Lo zar ha dato ordine al primo ministro più di una volta. È un incapace, un ipocrita, bisogna cacciarlo. Ma chi nomineremo al suo posto? Sturmer, lui farà abbassare i prezzi. Sturmer, questo nome mi dice qualcosa. Sì, ha occupato un posto a corte anni fa, ma non è più lo stesso uomo. Il giorno che l'ho incontrato, una voce mi ha detto è lui che deve aiutare Matuška a governare. Lo zar ti nominerà primo ministro. Bisognerà fare tutto ciò che dice Matuška. Prima cosa far abbassare i prezzi. La gente non compra niente, se è tutto troppo caro. Permettete, vi vorrei esprimere la mia riconoscenza. Senti, piccolo padre, qui non sei davanti alla Duma. Non vale la pena fare il politico. Fa abbassare i prezzi e basta. I suoi avversari politici non stanno a guardare. Rasputin è sempre sorvegliato dagli agenti della polizia segreta. Una parte dell'opinione pubblica ormai è apertamente schierata contro lo zar, come mostra questa vignetta satirica dove lo zar è rappresentato piccolo piccolo di fronte a quello che viene definito l'oracolo di San Pietroburgo, che può prevedere il futuro con le carte. Oppure come quest'altra vignetta dove Rasputin tiene in braccio, come se fossero due bambini, addirittura lo zar e la zarina, ormai in suo potere. I titoli di alcuni giornali sono eloquenti, lo chiamano senza giri di parole, il falso taumaturgo, il guaritore folle, colui che passa dalle orge alla corte, lo sporcaccione. Ecco i rapporti dei nostri agenti su Rasputin. La situazione è seria, lo scandalo è su tutti i giornali. I deputati della Duma pensano di votare una mozione per chiedere l'allontanamento di Rasputin. C'è stata anche una manifestazione a Mosca. E che cosa chiedevano? La vostra abdicazione, l'impiccagione di Rasputin e la reclusione dell'imperatrice. Siete il governatore di Mosca o sbaglio? Fate il necessario per sedare la rivolta. Sembrerebbe che Rasputin sia un agente tedesco. È ridicolo. Allora, in tal caso, consiglio di aprire un'inchiesta e svolgere delle indagini. E sono sicuro che smentiranno definitivamente queste stupide voci. Vi devo chiedere silenzio su questo rapporto. Mi avete capito? Nessuno deve venire a conoscenza del contenuto di questo rapporto. D'ora in poi sarà un documento riservato. Rasputin aveva ragione. Il potere ha dato la testa ai miei generali e ci hanno condotto al disastro. Il popolo è la prima vittima della loro ottusità. Ma non posso tornare indietro. È troppo tardi. Mi perdoneranno un giorno? La guerra per la Russia si rivela una catastrofe. Lo zar, come comandante in capo dell'esercito, non è più deciso e sicuro di quanto lo sia governando il suo Stato. Si contano più di 2 milioni di morti e un numero imprecisato di feriti, mutilati, orfani di guerra. Gli effetti del disastro militare si vedono anche lontano dal fronte. Qui a San Pietroburgo arrivano treni carichi di morti e di feriti. Su ordine della zarina, persino le sale del palazzo si trasformano in corsie di ospedale.
Matushka, lei è la figlia del colonnello Malenkov. Vi ringrazio infinitamente. Siete davvero un sant'uomo. Solo voi potevate liberarlo da quell'inferno. Grazie di aver posto riparo a questa ingiustizia. Ciò che fai per questi infelici è la più bella prova d'amore che tu possa offrire a Dio. Il mese scorso abbiamo accolto un convoglio di soldati. I tedeschi li hanno attaccati con il gas. Sono morti fra atroci sofferenze. Prego Dio tutti i giorni perché stiate in pace, tu e tuo marito. Abbiamo bisogno delle tue preghiere in questo momento. Questa immensa sala del trono, che veniva usata anche per le grandi feste, era l'orgoglio in tempi diversi della imperatrice Caterina II e anche del suo architetto, l'italiano Francesco Bartolomeo Rastrelli, che l'aveva costruita. Pensate che è grande 860 metri quadrati, cioè più di 3 campi da tennis. Non solo, ma quando si è all'interno si ha l'impressione che sia ancora più grande grazie al sapiente gioco di riflessi creati dagli specchi e dai grandi finestroni che si aprono sul parco. Ora però il tempo dei balli e delle feste è finito e al secondo anno di guerra sembra esserci davvero poco da festeggiare. Il clima pesante non limita però la vita dissoluta di Rasputin, che continua a scatenarsi in feste sfrenate. La zarina viene informata dello stile di vita, diciamo così, del suo protetto, ma o fa finta di non crederci oppure fa buon viso a cattivo gioco. Per metterla in guardia si mobilita persino la principessa Yusupova, che è una delle donne più ricche e più influenti di tutta la Russia. Gli eccessi di quel Rasputin sono durati anche troppo. Scongiuro vostra maestà di allontanarlo dalla corte finché sia ancora in tempo. Avete perso la testa, cara. E voi avete perso il senso delle convenienze. Ma come vi permettete? Leggete i giornali. Ascoltate coloro che in questo paese sono sempre stati fedeli alla dinastia monarchica. Vi diranno quello che vi sto dicendo io. Pensate al trono. Salvate la monarchia. Salvateci cacciando via quella specie di profeta. Voi lo odiate perché lui è un uomo del popolo, è un contadino. Avete paura per i vostri interessi e per i vostri milioni. Ma che dite? Il popolo lo detesta. E quell'odio si riflette sulla vostra persona. E la mette in pericolo. Insieme alla monarchia. Non lo capite questo? Ma voi lo sapete chi è quell'uomo? Confesso di conoscerlo meno bene di quelle prostitute che allietano le sue serate. Uscite, signora! E che io non vi riveda mai più a corte. Quanta depravazione l'uomo di cui parlate. È un angelo in confronto a vostro figlio. Lo sgarbo subito dalla principessa Yusupova durante questo colloquio si rivelerà molto importante per la fine di Rasputin. Infatti la situazione sta diventando molto delicata. Se lo zar desse retta a Rasputin e ritirasse il paese dalla guerra, per Inghilterra e Francia, che sono alleate della Russia, sarebbe un vero disastro. E siccome l'influenza di Rasputin a corte non sembra diminuire, anzi cresce di giorno in giorno, i servizi segreti inglesi si mettono in moto per togliere di scena il monaco. Un'impresa tutt'altro che semplice, perché Rasputin ha guardie del corpo e ogni suo movimento è sorvegliato dalla polizia segreta. Quindi bisogna trovare un modo per avvicinarlo senza dare nell'occhio. È all'agente dell'MI6 che faccio la domanda. Il signor Rasputin è o non è una spia tedesca? No, ma d'altro canto è ostile alla guerra.
come è ostile la maggior parte della popolazione. La sua influenza sull'imperatrice è sempre più forte, ma lo metterò fuori gioco definitivamente. Mi sono di recente incontrato con una persona molto vicina alla famiglia imperiale. Chi è questa persona? Si tratta del principe Felix Yusupov. L'ho conosciuto ad Oxford. Siamo tutte e due soci del Ballington Club. Al suo ritorno in Russia ha avuto un legame col granduca Dmitri Pavlovich. Legame, dite? Hanno avuto una relazione breve, ma passionale, che si è trasformata poco a poco in amore fraterno. I due amici in seguito hanno corteggiato la stessa donna, la bella principessa Irina, una nipote dello zar. E lei alla fine chi ha scelto fra i due? Felix, come potete vedere. Se ho capito bene, voi mi dite che questo principe avrebbe i mezzi per aiutarci contro Rasputin. Il principe Felix Yusupov è il figlio della principessa Yusupova e sarà lui a passare la storia come l'uomo che ucciderà Rasputin. Nel 1916 ha 30 anni ed è l'erede della più ricca famiglia di Russia, che risiede in questo magnifico palazzo proprio al centro di San Pietroburgo. La potente famiglia Yusupov si sente umiliata da Rasputin e anche dalla zarina. Felix diventa così il prescelto per attentare alla vita del santone che tiene in mano la Russia. Yusupov è uno dei membri più rispettati dell'alta società russa ed è un uomo bellissimo, affascinante, gaudente e sembra proprio il tipo ideale per avvicinare un personaggio come Rasputin senza destare troppi sospetti. Qui nel palazzo Yusupov c'è una stanza che più delle altre rispecchia, il caso di dirlo, la personalità di Felix. È un piccolo ambiente, che è un'anticamera, che è vicina alla stanza da letto del principe. Si dice che il principe si divertisse a chiudere qui le sue amanti o anche i suoi amanti, in modo che in questo gioco di specchi e di riflessi finissero per perdere l'orientamento e sbagliare l'uscita, magari trovare un muro. Del resto bisogna dire che tutto il palazzo è pieno di sorprese, perché è una residenza che veramente ha ben poco da invidiare ai grandi lussuosi palazzi degli zar. Il palazzo viene acquistato dagli Yusupov nel 1830. In poco meno di 30 anni l'edificio viene ristrutturato, ampliato, dotato dei ricchi arredi che ancora oggi ne fanno uno dei simboli di Pietroburgo. Proprio grazie agli Yusupov e alle loro immense ricchezze, il palazzo diventa una delle più importanti gallerie d'arte della città. La maggior parte dei quadri e delle sculture è attualmente visibile nel Museo dell'Ermitage, dove è stata trasferita all'indomani dell'avvento del regime sovietico. La raffinatezza e la ricercatezza delle architetture evidenziano il gusto di questa grande famiglia russa. L'ambiente nel quale si avverte maggiormente il livello culturale e la sensibilità degli Yusupov è probabilmente il teatro. Sul suo palco non solo si sono esibiti i migliori artisti del tempo come i grandi compositori Glinka e Liszt o la celebre ballerina Anna Pavlova, ma anche la stessa Zenaida Yusupova. La principessa viene descritta come naturalmente dotata per la danza e la recitazione. Non rimane che immaginare la spensierata giovinezza di Felix, perfetto rappresentante dell'alta aristocrazia del suo tempo, immerso in un mondo dorato, almeno fino al 1908, anno della morte di Nicola, il fratello maggiore, ucciso in duello. Terminati gli studi a Oxford nel 1912, il principe, erede designato delle immense fortune di famiglia, vive ancora all'ombra della madre. Ecco il denaro. Credi che sarà sufficiente? 20.000 rubli. È una bella somma. Può darsi, ma è un affare della massima importanza.
Abbiamo visto le meraviglie di questo palazzo. Bisogna però pensare che all'epoca era ancora molto più ricco in opere d'arte. Ne parliamo con la vice direttrice, buonasera, Valentina Nabok. E qui, tra l'altro, c'era una straordinaria collezione di quadri. Oggi il palazzo Yusupov ospita solo una parte esigua dei tesori che un tempo si trovavano qui. La maggior parte delle opere d'arte è stata portata via. C'erano splendidi tesori che oggi abbelliscono altri musei. Questa famiglia Yusupov era estremamente ricca, anzi addirittura quasi in competizione con gli zar. Ma in cosa consisteva la sua ricchezza? In effetti la famiglia Yusupov in fatto di ricchezza poteva competere con quella degli zar. Gli Yusupov possedevano vastissimi territori in Russia. Erano anche comproprietari di miniere, di fabbriche, di beni immobili. Erano soci di molte banche. La collezione di famiglia dei gioielli era preziosissima. Si trattava di proprietà che passavano di generazione in generazione. Però, malgrado tutta questa potenza, tutti questi soldi, qui pativano il freddo, perché a San Pietroburgo gela la neve, si pattina sul fiume. E qui come si vestivano? Come potevano resistere a questo freddo? Per tradizione, nelle case russe si era soliti vivere in piccole stanze. E anche in questo palazzo gli Yusupov vivevano in piccole stanze. Gli eventi, i ricevimenti, avevano luogo nelle grandi sale che, per l'occasione, venivano riscaldate e illuminate. Il resto del tempo lo trascorrevano nelle loro piccole stanze private. Ma qui tutta la famiglia era un po' strana, anche la madre. Ma Yusupov, Felix, come veniva considerato a Pietroburgo per le sue stranezze? Era una persona strana, interessante. Era erede di una ricca famiglia, al quale ufficialmente non venivano fatte critiche. E tutte le sue trovate, i travestimenti con indumenti femminili, le sue uscite al ristorante, le sue civetterie, erano considerate un modo di divertirsi della gioventù dorata. Nessuno prendeva sul serio questi atteggiamenti. Dopo tanti anni la situazione in Russia è cambiata molto, ma i discendenti della famiglia Yusupov non hanno mai chiesto di rientrare dei loro beni, di recuperare questo palazzo? In Russia non esiste una legge sulla restituzione dei beni. Nessuno ha nemmeno mai fatto allusione a questo tema. Ksenia Nikolaevna è un'ospite cara e gradita in questo palazzo. La informiamo sempre sulle varie iniziative che vengono organizzate e manteniamo con lei contatti amichevoli e stretti. Quello che ucciderà Rasputin sarò io. Tu sei dei nostri. Perché posso scegliere? Il tuo paese ha interesse quanto me a eliminare Rasputin definitivamente. Guarda, leggi questo. I ministri dello zar sono delle marionette i cui fili vengono tirati da Rasputin e dall'imperatrice, una donna estranea al paese e al suo popolo. Un deputato ha pronunciato queste parole alla Duma. Ha terminato il discorso chiedendo l'allontanamento della zarina e di Rasputin. L'assemblea gli ha tributato un'ovazione. Quest'uomo si chiama Puryshkevich. Posso fare in modo di presentartelo. Se vogliono riuscire nel loro intento, i congiurati devono stare molto attenti e cauti, perché Rasputin è già sopravvissuto a 3 attentati. Il primo da parte di un gigantesco lottatore, e non si è mai scoperto chi era il mandante, ma Rasputin, con questa sua forza prodigiosa da contadino siberiano, non solo lo ha disarmato, ma lo ha strangolato con le sue mani. Qualche anno più tardi, un colpo di pistola è riuscito semplicemente a scalfirgli una spalla, e anche in questo caso non si è mai saputo chi avesse sparato e chi avesse armato quella mano. La terza volta a cercare di ucciderlo fu una sua ex seguace, rimasta poi sfigurata da una terribile malattia. Lo ha accoltellato allo stomaco, ma anche in questo caso il fisico di Rasputin si è rivelato d'acciaio. Rasputin sa che molti lo vorrebbero morto, magari avvelenato, e prima di mangiare fa assaggiare il cibo ai gatti.
Per stanare Rasputin, Yusupov punta sulla sua debolezza più grande, la sua attrazione per le donne. La moglie di Yusupov, la principessa Irina, che è anche la nipote dello zar, è considerata la più bella donna di San Pietroburgo e Rasputin difficilmente rinuncerebbe a un tale incontro. Yusupov allora convince Rasputin a venire qui di nascosto nel suo palazzo per avere un incontro clandestino con Irina, senza guardia del corpo e senza che nessuno lo sappia. Il piano viene messo a punto in ogni dettaglio insieme agli altri congiurati. Evviva, signori! Alla fine ha accettato di spostarsi. Vediamo. Gli ho detto che ci sarà mia moglie. Cosa? Gli ho detto che ci sarà mia moglie. Irina è la nipote dello zar. Sì, e allora? Irina è la nipote dello zar. Sì, lo so. Ma hai perso la testa. Non hai il diritto di immischiarla, non può fare da esca. Era l'unico modo per farlo venire, non potevo fare altro. Forse tu hai un'idea migliore. Felix, niente tensioni tra noi, è perfetto. Comunque non è necessario che lei assista alla fase finale dell'esecuzione. E dove credi che si possa fare? Proprio qui, in questo scantinato. I domestici non possono vederci. E si può accedere dall'interno senza passare per l'ingresso principale. Rasputin sospetterà qualcosa se lo farai entrare in questa topaia. La farò diventare una meravigliosa bomboniera, confortevole, intima e accogliente. Non hai pensato che il posto di polizia è a due passi? Sentiranno gli spari. Ma non ci saranno spari. Abbiamo un'altra possibilità. Quella del veleno. So dove procurarmi dei cristalli di cianuro. Ecco come viene trasformata la stanza. Oggi è stata ricostruita esattamente come era allora e addirittura sono stati aggiunti due manichini, due statue in cera dei protagonisti, Rasputin e Yusupov. Il piano prevede che in questa stanza ci siano soltanto loro due. Gli altri congiurati aspetteranno sopra in un salone. Sono il capitano in pensione dell'esercito Suchotin, il deputato della Duma Puriskievich, il granduca Dmitri Pavlovich, amico e secondo molti amante di Yusupov, e il dottor Lazoviert, l'uomo incaricato di procurarsi e somministrare la dose letale di veleno. Ora, il piano è questo, far entrare Rasputin in questa stanza attraverso un ingresso laterale e fargli credere che Irina stia dando una piccola festa al piano di sopra. In realtà Irina non è a palazzo, addirittura è in Crimea. E il vociare della finta festa sarà organizzato dagli altri congiurati al piano di sopra. Qui c'è una tavola imbandita con vino Madeira, che è il preferito di Rasputin, avvelenato, e pasticcini che contengono anch'essi dosi massicce di cianuro.
Yusupov deve solo convincere Rasputin a mangiare e bere nell'attesa che arrivi sua moglie. Il resto sarà il veleno a farlo. La trappola scatta nella notte del 16 dicembre 1916. Non dovevamo essere soli. Tua moglie, tu e io. È ad una serata fra donne, Grigori. Vedrete, ci raggiungerà più tardi. Gradite un Madeira? No, non ho sete. No, grazie. Non posso, sono troppo zuccherati. In effetti, mi andrebbe un bicchiere. I dettagli di quella lunga e drammatica nottata sono stati raccontati nei minimi particolari dallo stesso Yusupov in un suo libro di memorie. Ebbene, Yusupov dice che Rasputin, nelle successive 2 ore e mezza, praticamente tracannò tutta la bottiglia di Madeira e mangiò i pasticcini fin quasi a finirli. Secondo quanto affermato dal medico Lasovier, il cianuro contenuto in un solo pasticcino avrebbe dovuto fare effetto dopo pochi minuti e ucciderlo all'istante. E invece Rasputin non dava segni di cedimento. Dopo più di 2 ore di attesa che il cianuro faccia effetto, esasperato, Yusupov sale al piano di sopra per avvertire gli altri che le cose non stanno andando come previsto. Ma se il veleno non riesce a uccidere Rasputin, il monaco dovrà comunque morire in qualche altro modo. Ha bevuto tutta la bottiglia di Madeira, ma non gli ha fatto niente. Vuoi dire che il cianuro non ha effetto? Ma è assurdo, ne ha mandato giù tanto da uccidere un bisonte. Che ci fa lei qui? Ci voleva una presenza femminile perché tutto fosse più credibile. Mi prendi in giro? Non è il momento di litigare. È morto, signori.
I congiurati, finalmente rilassati, festeggiano la riuscita del complotto qui in questa sala, proprio al piano di sopra. Del corpo poi potranno liberarsi con calma nella notte e sembra davvero tutto finito. E invece non è così, almeno stando al racconto che ci ha lasciato Yusupov. Prendiamo. Devo alla Santa Madre Russia. Urrà, urrà. Cianuro né il colpo di pistola al petto sono riusciti a uccidere Rasputin. Questo ci dice Yusupov nel suo libro e gli altri testimoni presenti non hanno mai smentito la sua versione, che sembra in effetti un po' romanzesca. Non dimentichiamo che il principe era un esteta, un amante della letteratura, quindi niente di strano se abbia voluto, diciamo così, romanzare un po' il suo gesto eroico e rendere praticamente invulnerabile il suo avversario. Secondo Yusupov, in un ultimo drammatico tentativo per sfuggire ai suoi attentatori, Rasputin esce da questa parte, da queste scale, per raggiungere l'ingresso laterale da cui era entrato 2 ore prima. Questa è la porticina da cui Rasputin ha cercato di scappare. Pensate che da allora nessuno ha mai più aperto questa porta. Qui all'esterno vengono esplosi altri colpi di pistola che vengono uditi da un poliziotto di passaggio, il quale viene a chiedere spiegazione al principe. E il principe dice: ma sa, c'è stata una festa, c'era baldoria, qualcuno si è ubriacato, hanno sparato a un cane per gioco. E il poliziotto accetta questa versione e se ne va. I congiurati si affrettano a sbarazzarsi del corpo imponente di Rasputin, lo caricano su una macchina e lo portano fino all'isola Petrovsky e qui lo gettano nell'acqua gelida della neve.
dimostravano di essersi liberati del cadavere, di averlo fatto scomparire, e invece Rasputin, anche dopo morto, riappare. Infatti la zarina Alessandra, preoccupatissima perché era scomparso il suo protetto, fa fare delle ricerche approfondite e dopo due giorni il cadavere viene trovato proprio qui sotto il ponte Petrovskij e viene fotografato. Aveva il volto tumefatto dai calci di chi si era accanito sul cadavere dopo l'ultimo colpo di pistola sulla fronte, di cui è ben visibile il foro. Il 20 dicembre, 4 giorni dopo la morte, viene effettuata l'autopsia e il risultato è sconcertante. Infatti i medici trovano nel suo corpo presenza di alcol, ma non tracce di cianuro. Com'è possibile? Con tutte le dosi che avrebbe dovuto ingerire. I congiurati hanno raccontato storie, oppure è l'autopsia a non essere stata fatta nel modo giusto. Questo è l'ultimo mistero del caso Rasputin, perché è impossibile risolverlo oggi dal momento che il suo corpo non esiste più. La zarina Alessandra lo fece tumulare a Tsarskoe Selo con solenni funerali. 3 anni dopo, però, nel 1919, su quel cadavere, come se potesse ancora nuocere, si accaniranno le truppe bolscevichi. Il cadavere di Rasputin venne riesumato, i resti fatti a pezzi e dati alle fiamme. Negli anni 50, quando ero inviato del telegiornale a Parigi, ebbi l'occasione di contattare di persona il principe Yusupov per chiedergli direttamente come erano date le cose. All'epoca era molto anziano, fu molto gentile ma rifiutò l'intervista. Però questo episodio è molto significativo perché mostra che gli eventi che vi abbiamo raccontato non sono poi così remoti, dal momento che io stesso ho avuto occasione di parlare con uno dei protagonisti. Appena 3 giorni dopo l'assassinio, nella capitale circolano i nomi dei congiurati. Questi ultimi, inoltre, sono consapevoli di non rischiare nulla dal punto di vista penale. Kurischievich, in quanto deputato della Duma, non è perseguito. Il medico, Lasoviert, si rifugia a Parigi, dove cambia identità. Nelle sue memorie fa menzione del coinvolgimento dei servizi inglesi. Dell'ufficiale Suchotin non si hanno notizie certe. Il granduca Dimitri è cugino di Nicola II, quindi non può essere processato né tantomeno condannato. Viene inviato in Persia come alto ufficiale dell'esercito zarista. Lo stesso Felix Yusupov, marito di Irina Romanova, è entrato a far parte della stessa casa regnante. Raggiunge la sua residenza in Crimea. Da qui, attraverso Malta e l'Italia, raggiunge Londra, prima di trasferirsi definitivamente a Parigi, dove muore ottantenne nel 1967. Anche nel punire gli assassini di Rasputin, la mano di Nicola II si rivela incerta, poco decisa. È una sua caratteristica questa, che contribuisce anche a rendere incerta la conduzione del regno e che la storia condannerà definitivamente. Solo un anno dopo l'uccisione di Rasputin, infatti, la Russia, come sappiamo, volterà completamente pagina. Nel 1917 la situazione è ormai insostenibile. Gli insuccessi militari e le condizioni di vita dei civili portano a manifestazioni e scioperi nelle principali città russe. Gran parte della guarnigione di stanza a Pietrogrado si unisce ai manifestanti. La Duma e i Soviet, ossia il Parlamento e i rappresentanti degli operai e dei militari, chiedono e ottengono l'abdicazione di Nicola II. È la fine dell'autocrazia zarista. Lenin, all'epoca ancora rifugiato in Svizzera, raggiunge la Russia su un treno blindato messo a disposizione dalla Germania, che ovviamente cerca di trarre il massimo vantaggio dall'evolversi degli eventi, auspicando l'uscita della Russia dalla guerra. La situazione interna è complessa. Lenin esorta proletari e contadini ad abbattere il dualismo Duma-Soviet in favore di questi ultimi. La svolta si verifica a ottobre, un mese prima delle previste elezioni dell'Assemblea Costituente.
con un colpo di cannone sparato dall'incrociatore Aurora. I bolscevichi rompono gli indugi e occupano i punti nevralgici di Pietroburgo, fino a portare l'assalto finale al Palazzo d'Inverno. Con la presa di potere da parte bolscevica, si delinea il destino di Nicola II e della sua famiglia. All'iniziale confinamento nella propria residenza di Tsarskoye Selo, segue il trasferimento a Tobolsk, in Siberia, dove Nicola II si dedica all'agricoltura. Nel frattempo si crea una spaccatura all'interno del movimento bolscevico. Trotsky vuole processare lo zar, mentre il soviet di Yekaterinburg non vuole perdere tempo, passando alle vie di fatto. Nella notte del 16 luglio 1918, il commissario Yakov Jurovsky esegue gli ordini e stermina i Romanov. Nicola Romanov, Alessandra Romanov, Olga Romanov, Tatiana Romanov, Maria Romanov, Anastasia Romanov, Alessio Romanov, Ivan Karitonov, Aloisi Trupp, Anna Demidova, Evgeny Botkin. Il comitato esecutivo del partito vi ha condannato a morte. Ed eccoci tornati al punto da cui avevamo iniziato. L'esecuzione di Nicola II e della sua famiglia segna la fine degli zar in Russia e anche della dinastia dei Romanov, ma non la fine della loro epopea. Infatti, così come era avvenuto per il cadavere di Rasputin, anche i corpi senza vita dello zar, della sua famiglia e del seguito conosceranno una storia molto tormentata, una storia lunga quasi un secolo. A 36 ore dall'esecuzione, Jurovsky e i suoi uomini sotterrano i corpi dopo aver cercato di bruciarli e sfigurarli con l'acido. Negli anni 70 un gruppo di ricercatori individua la sepoltura e trova le ossa, ma i tempi non sono maturi. Il regime sovietico è ancora al potere. Soltanto nel 1989 i resti sono finalmente riesumati. Vengono ricomposti 9 cadaveri, identificati grazie all'esame del DNA. Mancano Alessio e Maria, una delle sorelle, bruciati dopo l'esecuzione. Verranno identificati soltanto nel 2008. Nel 1998, alla presenza di Boris Yeltsin, i resti dei Romanov vengono tumulati in una cappella della Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo a Pietroburgo, destinati a rimanere non solo sulle pagine dei libri di storia, ma anche sotto gli occhi del popolo russo. Oggi dunque la memoria dei Romanov è stata, per così dire, riesumata assieme ai loro corpi. Nicola e Alessandra non sono stati soltanto riabilitati, ma addirittura santificati. Lo stesso non si può dire per Rasputin. Quale fine ingloriosa abbia fatto il suo cadavere, lo abbiamo detto, e il nome di Rasputin nell'immaginario collettivo viene associato a qualcosa di sinistro. È come se il monaco e la sua figura rappresentassero qualcosa da rimuovere nella storia russa, anche a distanza di quasi 100 anni. E se i palazzi di Tsarskoye Selo sono tornati a essere dei monumenti splendenti alla memoria degli zar, del passaggio di Rasputin non è rimasto più nulla, neppure un piccolo crocifisso che era stato posto ai bordi di quel bosco in sua memoria, in memoria di uno strano personaggio, un monaco semi-analfabeta che era riuscito a arrivare fin nelle stanze del potere in Russia. Ora non c'è più, sparito, chissà dove. Grazie per averci seguiti. Buonasera. La prossima puntata, Super Quark racconterà una storia poco conosciuta, ma che ha segnato il primo passo verso la nascita delle democrazie moderne. La storia di Oliver Cromwell. Un secolo prima della Rivoluzione francese, infatti, in Inghilterra avvenne già qualcosa di molto simile. Una rivolta contro lo strapotere della monarchia, la formazione di un esercito rivoluzionario, l'imprigionamento del re, la sua condanna a morte, la decapitazione e infine la nascita della Repubblica. Oliver Cromwell è il personaggio centrale di questa rivoluzione avvenuta alla metà del 600 in un'Inghilterra lacerata da lotte religiose. Dov'è il trattato? Super Quark è tornato nei luoghi in cui gli eventi si svolsero, nei palazzi reali del tempo, nella sede del primo Parlamento, negli archivi in cui sono conservati i documenti originali dell'epoca.
tra gli altri la famosa Magna Carta, che già nel 1200 arginava le prerogative del re. Cromwell non fu soltanto un capo militare e politico, ma la sua profonda fede puritana impresse in quegli anni all'Inghilterra una svolta di rigore e penitenza. La Repubblica di Cromwell durò soltanto 11 anni e finì poco dopo la sua morte. Il figlio del re decapitato tornò sul trono e compì un gesto simbolico e macabro. Fece disseppellire e decapitare a sua volta il corpo di Cromwell. Ma non poté decapitare i poteri del Parlamento, che aveva ormai cominciato la sua marcia verso quella forma di democrazia che è oggi alla base delle società moderne. È stato l'unico uomo che è riuscito a abbattere la monarchia e instaurare una repubblica. Speciali Super Quark, uccidete il re, Cromwell e la nascita della democrazia. Venerdì 4 gennaio, Rai 1.